Sidis, il piacere di fare la spesa. Tornara Pelletterie vi presenta le nuove collezioni di borse e accessori. Lina è dalla forte identità e con un mix di tendenza. Tornara Pelletterie, via dei 1113 Messina. A pranzo, a cena e per l'aperitivo, salumeria e gastronomia pregiate e l'enoteca più fornita e conveniente in centro città. Una storia fatta di pane e passione, dal 1939. Bentrovati, oggi andiamo in Valtellina e prepariamo i famosi pizzoccheri. Voi direte, ma che c'entrano i pizzoccheri a Messina? Eppure, quando sono andata al salumiere e ho chiesto questo particolare formaggio che è il casera della Valtellina, mi ha detto, ma lo sa che in questi giorni me l'hanno chiesto un sacco di persone, quindi evidentemente è una ricetta che piace, quindi facciamola insieme. Per questa ricetta serve della verza, delle patate e i pizzoccheri, che sono fatti con farina di grano saraceno. Allora, cominciamo subito. Io ho già affettato la verza e le patate tagliate a cubetti e l'acqua già bolle, andiamo in cottura. L'acqua bolle ed è già salata. Mettiamo le patate e la verza tagliata a listarelle. Devono cuocere solo 5 minuti. È il momento di aggiungere i pizzoccheri. La pasta è quasi cotta, mettiamo la padella sul fuoco, aggiungiamo del burro, dell'aglio che deve essere ben tostato, come ho visto in Valtellina. È lì che ho appreso questi segreti da una ristoratrice veramente brava, abbiamo mangiato dei pizzoccheri fantastici. Aggiungiamo anche la salvia, quindi facciamo tostare bene l'aglio e sciogliere il burro. La pasta è pronta, cominciamo ad impiattare. A questo punto, come detto, possiamo scolare i pizzoccheri con una schiumarola direttamente nel piatto da portata, voilà. E lo facciamo a strati, quindi componiamo il primo strato di pasta e verdure, mettiamo grana o parmigiano grattugiato, il formaggio della Valtellina, il casera come detto. Andiamo con un secondo strato, ora chiaramente col calore della pasta il formaggio si scioglierà e ancora meglio con il burro tostato. Quindi un secondo strato. Ancora casera. Il segreto di questa pasta è farla veramente cremosa. Burro. A questo punto il burro va a pioggia a sciogliere tutto. Io evito di mettere l'aglio. E infine una spolveratina di pepe. I pizzoccheri della Valtellina sono pronti. Trovate la ricetta sul blog rossettocioccolato.net. Buon appetito, alla prossima, ciao!